canal favorito. Latinísimo TV presenta. Sono lo chef messicano in Italia da 30 anni e siamo qui al Circolo Pistolero di Cuneo. Stiamo facendo questo video per Latinissimo TV e quest'oggi vi prepareremo due ricette. Una salsa che è la più famosa al mondo per il guacamole e la seconda sono las quesadillas de queso y de queso con chorizo. Per prima cosa iniziamo con il guacamole prendendo un avocado che sia abbastanza maturo ma non troppo, quindi che sia morbido al tatto ma che non sia molle, ok? Prendiamo, iniziamo con il taglio, poi lo apriamo, prendiamo l'osso, voilà, e lo mettiamo da parte. Prendiamo un cucchiaio, scaviamo bene l'avocado, voilà, togliamo tutta la polpa. Poi andiamo a schiacciarlo con una forchetta. Potete usare anche uno schiacciapatate, quello che più vi è comodo. Ognuno ha le sue tecniche, c'è chi lo schiaccia con il mortaio, tipicamente si usa in Messico un mortaio che si chiama molcajete, è fatto con pietra lavica, ma in questo caso, visto che dobbiamo fare una ricetta casereccia, è meglio usare quello che troviamo in casa, una forchetta va più che bene. Una volta che abbiamo questa purè di avocado possiamo iniziare ad aggiungere gli altri ingredienti, che sono un pomodoro tagliato a cubetti, ne mettiamo quanto basta, più o meno mezzo pomodoro può andare bene, un quarto di cipolla, un pizzico di coriandolo fresco, un peperoncino verde tagliato finemente, mezzo lime, se non avete il lime potete sostituirlo tranquillamente con il limone normale, quello che trovate in casa, il lime è solo un po' più forte, un po' più saporito come gusto. Pizzico di sale, e andiamo ad amalgamare tutto con un cucchiaio. Ed ecco a voi una salsa guacamole casereccia. Adesso prendiamo una bowl perché dobbiamo fare l'impasto delle quesadillas.
prendiamo la farina di mais bianco, 250 grammi, la farina di grano, 100 grammi circa, mettiamo un pizzico di sale a piacere e aggiungiamo dell'acqua leggermente tiepida in modo che ci sia molto più facile amalgamare tutti gli ingredienti. Iniziamo aggiungendone un po' e iniziamo a impastare. È sempre meglio aggiungere dell'acqua piano piano per evitare che ci venga un impasto troppo molle. Abbiamo sempre tempo di aggiungere ancora acqua, altrimenti se ci sbagliamo dobbiamo aggiungere altra farina, ma l'intenzione è quella di avere un impasto per circa 8/10 quesadillas. Come vedete ci manca un po' di acqua. Qua combiniamo anche un po' di pasticci, ma siamo a casa, quindi ognuno si gestisce i propri casini. Qua facciamo prendere l'acqua a questo impasto. Come vedete il nostro impasto è quasi pronto. Un consiglio che posso darvi è che all'interno dell'impasto, una volta versate le farine, potete aggiungere anche un cucchiaino di lievito in polvere, il classico lievito che usate per fare i dolci. Ok, l'impasto è pronto, è bello. Da qua possiamo iniziare a fare le palline per le nostre quesadillas. Prendiamo un piccolo pugnetto, facciamo delle palline. Come vedete, quando schiaccio non si spezza la pasta, rimane abbastanza morbida ed elastica. Cercheremo di fare le palline il più possibile uguali. Le palline che andremo a fare sono di circa 90 grammi in una. Poi grammo più, grammo meno, non ci cambiano la vita. Cambia solo per il prossimo lavoro che stiamo per fare, che sarà schiacciarle per poterle farcire e poi andarle a friggere. Allora, abbiamo finito con le nostre palline, ne sono venute una decina. Quindi prendiamo due sacchetti per congelare alimenti, li tagliamo a metà, li apriamo. Cosa avremo? Due piatti, ne adagiamo una sul fondo, mettiamo la nostra pallina al centro, mettiamo l'altra busta, prendiamo un altro piatto e così andiamo a schiacciare senza premere fino in fondo, in modo che rimanga un po' di spessore della quesadilla. Abbiamo questo disco. Possiamo iniziare a farcire, mettiamo il formaggio al centro, lasciando un po' di spazio. Con la stessa plastica giriamo in modo da poterle chiudere. Andiamo a premere in modo da sigillarle bene, che il formaggio durante la cottura non ci esca. Come vedete, la prima quesadilla c'è, le adagiamo su della carta da forno in modo che possiamo produrle e successivamente andarla a friggere. Ripetiamo il lavoro con tutte le altre palline. Ecco voi, schiacciamo. In Messico abbiamo dei macchinari manuali che si chiamano tortilleros e li usiamo anche per fare questo. Mettiamo
un po' meno formaggio, perché in questa qua andremo a mettere il nostro chorizo. Per chi si sta chiedendo cos'è il chorizo, è una salsiccia speziata che si usa in molti piatti messicani ed è fatta con, in Italia possiamo farla con la salsiccia, con la pasta della salsiccia italiana e o carne di maiale mischiata con diverse spezie, peperoncini e poi viene insaccata come la salsiccia che avete qui in Italia. Facciamo lo stesso procedimento, vediamo bene. Controlliamo, voilà, la nostra quesadilla è pronta. Andiamo a friggere. Prendiamo una padella sulla quale andremo a mettere dell'olio da friggere per friggere. Voilà, giusto per poterle coprire fino a metà. Con l'aiuto di un altro cucchiaio andremo a girarle per la prima volta, così vediamo anche a che punto è la cottura. Come vedete, da una parte è quasi cotta, quindi questione di ancora un paio di minuti e le nostre quesadille saranno pronte. Andiamo a rigirarle un'altra volta per vedere. Come vedete sono praticamente cotte. Ancora un minutino da una parte e abbiamo finito con la cottura delle nostre quesadillas. Una volta che abbiamo tolto le nostre quesadillas dall'olio di frittura, le adagiamo su un panno carta in modo che assorba l'eccesso di olio. Le andiamo ad adagiare sul nostro piatto, le accompagniamo con il nostro guacamole. Per mangiarle possiamo tranquillamente prenderle, aprirle e gustarle. E con questo abbiamo concluso le nostre due ricette, il guacamole e las quesadillas. Sperando che vi sia piaciuto il nostro video, ringraziamo la Finissimo TV per averci concesso questo piccolo spazio. Ci vediamo alla prossima ricetta. Un saluto dallo chef Pistolero, buon provecho, alla prossima!